Sarah Tillinghast, denominata la vampira del Rhode Island, negli Stati Uniti d'America. Correva l'anno del 1799. La giovane Sarah aveva 19 anni. Era la sesta figlia di 14 fratelli. Purtroppo, nella famiglia divampò la tubercolosi. Sara aveva già perso due fratelli. La giovane era molto attratta da cimiteri, dove amava leggere libri sopra le tombe. Lì trascorreva la maggior parte della giornata. Molti notarono il suo comportamento definito inusuale. E via via la gente si allontanava da lei, definendola alquanto strana. Purtroppo la tubercolosi colpì anche Sara, che sarebbe morta da lì a poco. Venne tumulata nel mausoleo di famiglia. Alcune settimane più tardi si verificò un fatto inquietante. Alcuni fratelli di Sara, rimasti in vita, avevano avuto tutti il medesimo incubo, cioè la sorella Sara, seduta sui loro petti che li guardava con uno sguardo diabolico. Questo riferirono ai genitori. Nel giro di pochi mesi morirono altri due fratelli. Una cosa assai inquietante si verificò anche alle famiglie vicine a quelle di Sara. Infatti, altri genitori raccontarono che i loro figli, prima di morire, avevano visto la stessa Sara sopra di loro, che li guardava con occhi terrificanti. Allora i genitori di Sara decisero di riesumare il corpo della ragazza e con molto stupore avevano visto che la giovane era intatta e aveva un rivolo di sangue nella bocca. Seguendo un rito di purificazione, venne estratto il cuore di Sara e bruciato. Successivamente venne benedetta la tomba. E da allora le morti cessarono miracolosamente. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.